Ben ritrovati, buona serata a tutti. Torna Mondo Wheelchair, il format che parla esclusivamente di basket in carrozzina, sempre dai nostri studi di Giulianova. La buona serata vi arriva da parte mia, da parte di Pietro Baldassarre in regia, ma soprattutto da chi ci farà compagnia in questa ricchissima puntata. Intanto do il benvenuto e il ben ritrovato a coach Ghemi Ozcan, assistente della Micacci Abruzzo. Ciao coach. Buonasera a tutti, Fabio, ben ritrovato, è sempre un piacere stare con voi. Puntata ricca perché parleremo non solo ovviamente dei playoff che sono appena iniziati insieme ai playout, ma soprattutto della nazionale italiana, perché domani partirà mentre la tournée negli Stati Uniti, amichevoli ricche in preparazione del preolimpico, e avremo in collegamento a poche ore dalla partenza proprio coach Carlo Di Giusto, il numero uno della nazionale appunto italiana, e oltre a lui avremo altri due ospiti in collegamento per parlare ovviamente di post season e di playout. Con l'ausilio della grafica partiamo immediatamente dall'ultimo weekend in cui si è giocato, perché andiamo a vedere, ecco qui, i risultati. Ovviamente ci sono playout e playoff. Partiamo ovviamente dalla vittoria della Micacci sul campo del Reggio Calabria, 51-69, intanto tutte vittorie esterne. Dinamo Lab Sassari che spugna il campo di Bergamo Montello 48-60, Firenze Santo Stefano 46-69, e poi la larga vittoria della Briantea degli Agoschi 77-37 sul campo della PDM Treviso. Questo per quanto riguarda la post season. Per quanto riguarda i playout, nella prima gara la vittoria di Taranto sul campo di Santa Lucia Roma 53-74, poi la sconfitta proprio di Santa Lucia Roma con Porto Torres, che ha ovviamente dato l'ufficialità della retrocessione in Serie B dei laziali, dei romani, al ritorno in Serie A. E nell'ultima gara, vittoria della squadra di coach Lingesso 69-78, appunto con Porto Torres. Partiamo immediatamente con coach Ghemi, poi parleremo dei playout, perché ovviamente tre gare importanti sono state, soprattutto per il futuro del prossimo campionato. Poi forse si ritorna a 10 squadre, poi ne parleremo. Ecco, girone unico, ricordiamo, a 10 squadre. Coach, vittoria, tornata a giocare intanto dopo un paio di settimane, ecco, dalla Coppa Italia, vittoria importante, non era facile a Reggio Calabria, avete però approcciato benissimo e poi condotto, possiamo dire, anche in maniera agevole. Sì, vabbè, dopo due settimane di stop, venivamo da Coppa Italia, poi sono stati stop, finalmente siamo tornati a giocare. Ai quarti di finale, la prima gara fuori casa, era molto importante per noi portare la vittoria in casa, perché come sai si gioca su due partite, l'andata e ritorno, anche differenza canestri contava tanto. Siamo partiti molto bene, primo quarto soprattutto, l'abbiamo subito portato a un vantaggio molto sostanzioso e siamo riusciti a mantenere fino alla fine. Ovviamente avremmo voluto magari avere qualche punto in più o differenza, però ecco, era molto importante tornare a casa con un buon risultato e l'abbiamo ottenuto. Bravi ragazzi, ovviamente Reggio Calabria è una bella squadra, con bravi giocatori con il talento, ovviamente, però sappiamo, noi giochiamo le nostre gare, ovviamente la trasferta è lunga, sì. Si è sentito un pochettino, vabbè, ringraziamo la società. Che molto grande, perché se giocavate lo storico Pala Calafiore. Sì. Un bel impianto, si sente un po' dispersivo, perché, però, purtroppo sì, perché quando non c'è il pubblico impianti così, lo vedi, senti il vuoto, ci dispiace ovviamente, però giocare nei palazzetti così grandi sembra un piacere ovviamente. E ovviamente grazie alla nostra società che ci ha permesso di partire il giorno prima, come sappiamo la trasferta è molto lunga, molto lunga, perché è un viaggio diciamo interminabile, però è andato bene, ho un ottimo risultato. Adesso saremo fermi di nuovo una settimana per raduno nazionale, il 24 giocheremo la gara di ritorno. Sì, poi ne parleremo nella parte finale ovviamente dei prossimi turni, perché sabato ci sarà lo stop, ha detto bene coach Ghemi, per permettere ovviamente alla nazionale, come abbiamo detto prima, di questa tournée importante, appunto si giocherà
si giocherà proprio questo weekend, l'ultima gara il 17 febbraio, e poi anche la settimana prossima, se non ricordo male, il 20 mi sembra che ci sia l'ultima partita, il 20 di febbraio, e poi si giocherà il weekend il prossimo weekend, la post-season, quindi il sabato 24, Amicacci che tornerà in campo ospitando Reggio Calabria, per chiudere il discorso, ecco. Sì, infatti adesso domani parte la nazionale, faranno allenamenti, ovviamente al raduno, un raduno pre-ripescaggio paralimpico, giocheranno con l'America e con il Canada, il 20 giocheranno le ultime partite e poi ripartirà la nazionale e ritornerà a casa. Noi continuiamo a allenare con i ragazzi a disposizione per il 24 che ci sarà la gara di ritorno. Eh sì, mi ha dato un bell'assist Coach Gamy, perché parlava ovviamente di nazionale italiana. I prossimi impegni dovremmo avere già in collegamento il primo ospite, l'avevo anticipato sulla situazione, eccolo qui, lo vediamo, speriamo lui ci sente. Do il benvenuto e il ben ritrovato soprattutto a Carlo Di Giusto. Ciao Coach. Buonasera, vi vedo e vi sento, voi? Assolutamente, Gioco, ti vedo anche abbastanza riposato, ecco. Abbiamo perso un momento il collegamento, più, speriamo Fabio. Di... Eccolo qui, eccolo. No, ci sente, Coach? Sì. Eccoci qua. Allora, Coach, abbiamo aperto la trasmissione parlando ovviamente dei prossimi impegni della nazionale italiana, impegni che ci saranno, abbiamo ricordato. Già in questa settimana chiedo a Pietro dalla regia di mettere in sovraimpressione la grafica relativa ai convocati soprattutto. Ecco qui che Carlo Di Giusto ha fatto, ricordiamo, sarà impegnata dal 14 febbraio nel torneo amichevole in Colorado contro i padroni di casa, l'abbiamo detto prima, degli Stati Uniti, e soprattutto la fortissima formazione del Canada. I convocati, i due amicacci, Boganelli e Gabriel, benvenuto, Claudio Spano, Santorelli della Briantei insieme a Capitan Carrosino, Raurai, Fabio, c'è il ritorno di Fabio Raimondi insieme all'altri due del Santo Stefano, il tre del Santo Stefano, Tanghe, Sabri Bezzetti e Andrea Giaretti, il ritorno di Enrico Ghione e ovviamente Giulio Maria Papi dal Bilbao. Dopo ovviamente a questa tournée, l'altra tappa di avvicinamento sarà il torneo di ripescaggio per Parigi a 2024 in programma ad Antibes, però nel weekend pasquale si giocherà l'Ester Tournament in Belgio. Prima di riprendere, eccolo qui, sentiamo Carlo Di Giusto ma non lo vediamo, eccoci qua. Ciao Coach. Buonasera, di nuovo. Eccoci. Allora, abbiamo aperto la trasmissione parlando ovviamente della tournée che andrete a fare dall'altra parte dell'oceano. Si parte domani, una settimana ricca, ecco, in preparazione preolimpica. Abbiamo letto ora i convocati, possiamo dire che non, sorprese non ce ne sono, ecco, però hai scelto di portare, ecco, atleti un po' tanto diversi tra di loro, ecco. Ma possiamo dire che le sorprese sono di casa Amicacci, perché benvenuto è la prima convocazione che ha in nazionale, è una convocazione mirata perché gli Stati Uniti, che ci hanno invitato a questo triangolare, lo hanno fatto perché hanno organizzato un panel internazionale di classificatori, perché loro avranno diversi giocatori nuovi non classificati a livello internazionale, il Canada la stessa cosa. Quindi avremo la possibilità di far valutare in maniera definitiva anche Gabriel Benvenuto, che per il momento ha una classificazione internazionale ma solo per quanto riguarda il club, e questo quindi è molto importante. C'è il ritorno di Fabio Raimondi, che sicuramente sta disputando un'ottima stagione fino ad oggi, e c'è il ritorno anche di Francesco Santorelli da Cantù, anche lui vecchia conoscenza ma che nelle ultime uscite della nazionale non faceva parte dei 12, quindi avrò modo di sperimentare un po' nuovi quintetti, nuove tipologie di gioco contro due squadre che sicuramente fanno del pressing e del gioco fisico una delle armi migliori.
E quindi sarà un'esperienza bella. Ci faremo 11 ore e mezzo di volo da Francoforte, ma per tornare da Reggio Calabria abbiamo fatto 11 ore e mezzo di pullman, quindi non ci spaventa. Eh sì, coach, allora, abbiamo detto le tappe di avvicinamento si comincia a fare sul serio. Proiezione, ecco, pre-olimpico ad Antibes, Stati Uniti, Canada, le due amichevoli, poi ci sarà il weekend di Pasquale, l'Ester Tournament in Belgio. Ecco, al momento come procede soprattutto questa tappa di avvicinamento, con ovviamente con l'auspicio e con la speranza di arrivare, ecco, al pre-olimpico nella migliore forma possibile. Allora, per quanto riguarda il tournament, il viaggio sarà un impegno di livello. Abbiamo saputo le squadre partecipanti e quindi noi abbiamo il girone con la Colombia e la Germania. Colombia e Germania che saranno nel nostro girone ad Antibes, quindi sarà già una cartina di tornasole per vedere quanto siamo cresciuti, ma soprattutto ci permetterà di conoscere questa Colombia che è stata veramente una sorpresa agli ultimi panamericani. Nell'altro girone ci sono l'Olanda, l'Australia e la Francia, quindi altre due squadre che saranno ad Antibes. L'Australia è già qualificata, come sappiamo, quindi saranno 3 giorni veramente super impegnativi, che però ci diranno quale potenzialità abbiamo noi e cosa magari dovremo affrontare poi 2 settimane dopo ad Antibes. Poi dal 6 di aprile fino al 10, giorno della partenza per Antibes, faremo l'ultimo raduno a Tirrenia con i 12 definitivi per rinfrescare un po' sia dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico, il momento. C'è sicuramente fiducia, anche perché sappiamo benissimo noi tecnici, e Gemillo potrà confermare, che partecipare a questi tornei durante i campionati, e noi in questo caso siamo praticamente in una fase di playoff, di coppe, quindi i giocatori sono veramente allenati, rispetto a quelle manifestazioni che si svolgono, come è stato Dubai e l'europeo in periodi dove deve riportare fuori tutto quel lavoro svolto durante l'anno. E quindi sicuramente questo è un vantaggio per noi e anche le altre nazionali. Non dimentichiamo che sia la Colombia che l'Australia, anche se non hanno dei campionati di spicco, hanno diversi giocatori che militano in nazioni europee, quindi sono super allenati e saranno sicuramente al top anche loro. Però per noi è importante avere quei 12 giocatori che saranno lì, sicuramente allenati, perché la maggior parte fa parte delle quattro quasi sicure squadre che ormai si presenteranno alle semifinali e poi che parteciperanno alle diverse fasi delle coppe europee. Coach, per chiudere un po' la parentesi nazionale, poi ti voglio chiedere ovviamente qualcosina sull'amicaccio e sul primo turno dei playoff. C'è chi dice che era meglio affrontare un girone un po' più complicato all'inizio e poi un po' più leggero dopo. Sembra che però al momento la nazionale italiana sia il contrario, un po' leggerino all'inizio e un po' complicato dopo. Ma certamente ancora non è uscito definitivamente quale sarà la formula di questo girone, nel senso che c'è nulla di ufficiale, ma io credo sono due pool composte da 4 squadre, poi in base alla classifica nel girone ci sarà una specie di quarto di finale, quindi in 40 minuti praticamente di giochi, 4 anni di lavoro. E ovviamente sappiamo che nell'altro girone ci sono corazzate come l'Iran, sicuramente da evitare, la Francia, la squadra che comunque combatte per fare la prima Paralimpiadi dove non è stata Tra già l'altro, ammessa la mi squadra. permetto di dire, coach, padrone di casa poi. Gioca da Sì, ma padrone di infatti casa.
Poi ricorda che c'è sempre questa questione che è il primo anno, la prima Paralimpiade dove la squadra che organizza non è inserita di diritto fra le partecipanti. Avendo ridotto da 12 a 8 le squadre partecipanti, questo per loro è l'ultimo appello, come per noi. Poi c'è l'Olanda, che noi sappiamo benissimo, è sempre una squadra ostica. E quindi possiamo immaginare che sulla carta il Canada sia la squadra più abbordabile, ma non so se avete avuto modo di seguire l'ultima partita di campionato di Spagna di Patrick Anderson, il Bilbao contro Albacete, ha perso di un punto a 11 secondi dalla fine e lui è stato autore di 37 punti, quindi diciamo che sta tornando a quei livelli che tutti conosciamo ed è sempre un giocatore che mette paura. Eh sì, assolutamente. Poi ovviamente vedremo anche le tappe di avvicinamento alla nostra nazione italiana anche sui canali della FIPIC gestiti, mi permetto di dire, in maniera molto 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 bene. Coach, battuta sull'ultimo turno ovviamente giocato, perché ovviamente è iniziata la post-season, c'è già un verdetto perché la retrocessa è il Santa Lucia-Roma dopo che ha perso gli scontri diretti per la salvezza con Porto Torres e Taranto. È iniziata la post-season, quattro vittorie tutte in trasferta, pronostici possiamo dire tutti rispettati. Ma riguardo il Santa Lucia, ovviamente c'è il rammarico da parte mia che per tanti anni sono stato in questa società e era abbastanza scontato purtroppo perché il Santa Lucia quest'anno non è riuscita a creare un roster che potesse permettergli di salvarsi. Per quanto riguarda i quarti di finale, abbiamo visto una netta differenza tra le quattro corazzate che già tutti a inizio campionato immaginavano fossero le protagoniste delle semifinali, tra l'altro con quattro vittorie abbastanza importanti, se vogliamo anche i 12 punti del Sassari a Bergamo, che forse era la squadra più difficile da affrontare, già danno una visione abbastanza chiara di quelle che saranno le quattro semifinaliste. È ovvio che Gemini, che è lì vicino a contenta a metà da Gabriele Giocalabria, perché è una partita da due volti, due quarti perfetti dove abbiamo difeso e attaccato in maniera esemplare. Poi non riesco ancora a liberare la squadra da quel tarlo. E invece le squadre che vogliono raggiungere i vertici devono capire che la continuità nei 40 minuti è fondamentale, non ci possiamo permettere nessun momento di appannamento o di pensare di aver già chiuso la partita, cosa che invece in alcuni momenti ancora avviene. Questo è un qualcosa sul quale dobbiamo lavorare in previsione della semifinale contro Santo Stefano. E abbiamo sicuramente 20 giorni di tempo per pensare a questo e poi vedremo se ci sarà veramente la forza, magari in maniera scaramantica, lo dico, poterci giocare questa terza finale consecutiva e vedere Giulianova finalmente nei posti che merita. Vorrei un attimino chiuderti il mio collegamento facendoti vedere come ho le spalle. Eh sì, ma l'avevo visto prima, in lontananza. Non so se si legge. Esatto, solo per farti capire quanto a volte il basket in carrozzina si è preso in maniera come deve essere preso, con voglia, con passionalità, eccetera. Ho avuto il piacere e la fortuna di mettere anche Bargnani in carrozzina e fargli fare un allenamento. Anche con Datome sono riuscito a fare la stessa cosa, quindi sono soddisfazioni quando Beh. campioni di questo livello mettono a disposizione e vivono il mondo veramente come un qualcosa di sportivo e non sociale, con pietismi e pena che noi non vogliamo assolutamente
Avere. Assolutamente, intanto ovviamente complimenti soprattutto anche per la scelta del giocatore della maglietta, coach, perché ha un passato importante, Bargnani, sia in nazionale ma come squadra di club, ecco, e metterlo in condizione anche di vedere da vicino il vostro lavoro è importante. Grazie a coach Carlo Di Giusto, in bocca al lupo ovviamente coach per gli impegni della nazionale italiana, ci vediamo il 24 sicuramente al Palacastrum di Giulianova. Volentieri, ciao Gemi e ciao a tutti i telespettatori. Ciao coach, buon viaggio. Ciao coach, Ciao, ciao, grazie, in bocca al grazie. lupo alla nazionale italiana. Gemi, noi ci prendiamo una piccolissima pausa, rientriamo però anche perché su alcuni spunti, mi ha dato alcuni spunti Carlo su cui possiamo fare ecco, delle analisi accuratissime. Piccolissima pausa, non cambiare canale, ci vediamo tra poco. Eccoci qua, seconda parte di Mondo Wheelchair, prima parte in cui abbiamo dato ampio spazio alla nazionale italiana, alla nostra nazionale italiana, con coach Carlo Di Giusto in collegamento da Roma, in procinto di partire per gli Stati Uniti d'America, perché già domani partirà la tournée italiana, ovviamente in preparazione del torneo del preolimpico ad Antibes il prossimo 10 aprile. Con me in compagnia sempre coach Gemi Ozkan, ma abbiamo già un altro collegamento da Sassari, ci torna a trovare, lo ringrazio veramente di cuore, come ringrazio di cuore lo staff della Dynamo Lab Sassari, Gianmario Dettore, il vicepresidente della Dynamo Lab, buon pomeriggio, buonasera Gianmario. Buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori. Grazie per averci ricontattato e rinviato. Grazie, grazie per aver accettato intanto l'invito, parlavamo, abbiamo parlato, non so se era già in ascolto durante il collegamento, abbiamo avuto Carlo Di Giusto in collegamento per parlare ovviamente della la nazionale italiana, anche perché Sassari dà anche due atleti alla nostra nazionale, Spanu e il ritorno di Enrico Ghione. Intanto piccola parentesi nazionale, come vede, ecco, questo inizio di tournée in America, ovviamente in preparazione del preolimpico. Credo che la nazionale vada a fare un torneo di alto livello, a confrontarsi con delle nazionali di valore assoluto e penso che partite come queste possano essere d'aiuto per lo staff tecnico, per i giocatori stessi, per preparare il torneo di ripescaggio, che avrà un'importanza fondamentale, è l'occasione per staccare il biglietto per andare a Parigi. Eh sì, assolutamente, ovviamente anche voi sarete incollati televisore, soprattutto per vedere gli atleti di Sassari, ma oltre ovviamente per tifare la nostra nazionale. Concentriamoci ora sul primo turno di post-season, perché Sassari, vi ho detto prima, quattro vittorie esterne, possiamo dire delle prime quattro, due del girone A e due del girone B, a Dinamo che fa una bellissima vittoria in trasferta. Intanto, ecco, le sensazioni di ritornare a giocare i playoff dopo ovviamente la settimana della Coppa Italia. Sì, abbiamo disputato intanto la Coppa Italia, che ci ha detto, è un torneo che ci ha detto, ci ha dimostrato che le prime due di ogni girone sono, diciamo, abbastanza in equilibrio, cioè le partite della Coppa Italia sono state tirate, sono state delle bellissime partite, ci hanno dimostrato, insomma, che le quattro squadre partecipanti possono competere l'una contro l'altra. Il primo turno dei playoff credo che abbia rispettato i pronostici, le squadre meglio classificate giocavano in trasferta in quanto hanno il favore del campo e hanno mantenuto le aspettative, vincendo fuori in tre delle quattro partite in misura abbastanza, in misura nettamente larga e noi abbiamo fatto il nostro a Bergamo contro una squadra rispettabilissima, una squadra che gioca una buonissima pallacanestro e che con i suoi tiratori può mettere in difficoltà
chiunque, cioè può giocarsela con chiunque, per cui noi portiamo tanto rispetto nei confronti del nostro avversario e ci prepariamo alla gara di ritorno, il cui risultato non diamo assolutamente per scontato. C'è stato un bel collettivo della vostra vittoria a Bergamo, come dice giustamente Gianmario Lettori. Bergamo che ha dato fastidio, soprattutto nella prima parte di campionato, a Santo Stefano e Cantù. Poi, ovviamente, le prime due sono uscite alla distanza. Ecco, c'è stata però una bella vittoria, una bella partita di tutto il collettivo, di Beller, di Lindblom, ecco, di Ghione, ecco, un po' di tutti. Il solito Spanu con 16 punti. Quindi. Sì, la squadra ha risposto da squadra e un po' tutti hanno fatto il proprio lavoro e alla fine siamo riusciti ad avere la meglio contro questa squadra quadrata, una squadra che, come hai detto tu, durante la regular season ha dato fastidio alle due grandi del proprio girone. È riuscita a giocare bene sia contro Cantù che contro Santo Stefano e contro di noi ha confermato questo trend. Noi abbiamo giocato di squadra, siamo riusciti poi a fare il break mettendo in campo un quintetto abbastanza alto, fisicato con Lanson e con i due quattro e mezzo. E siamo riusciti a scavare il solco che poi ci ha portato alla vittoria finale, anche se nell'ultimo quarto, onestamente, si poteva giocare un po' meglio, però ovviamente c'è anche l'avversario e la forza. Vettori, ultime battute, poi ovviamente la lasciamo andare. Ecco, quanto rammarico c'è però non aver giocato, ecco, la stessa partita, o meglio, approcciarlo in maniera diversa, la gara del primo posto qui a Giulianova? Ma io sono un uomo di sport, vengo dalla pallacanestro normodottata, faccio il dirigente, faccio il vicepresidente della Polisportiva Dinamo ormai dal 2011. Ne ho visto di tutti i colori di partite, però devo essere onesto, noi abbiamo vinto all'andata, abbiamo vinto bene all'andata, abbiamo disputato noi una grande partita contro Giulianova. A Giulianova, devo essere onesto, Giulianova ha giocato probabilmente la più bella partita della stagione, la più bella partita fino a quel momento. E ha giocato una partita perfetta, ci ha impedito di giocare e non sto a dire che noi abbiamo trovato una pessima giornata al tiro piuttosto che altro. Hanno giocato bene loro, hanno vinto meritatamente e altrettanto meritatamente hanno ribaltato la differenza canestri. Non si può rosicare sul risultato del campo. Il campo dice sempre la verità, il campo No, non no, dice no, mai ma bugie, per cui ovviamente sempre quello. onore ai vincitori, ecco, però non nel senso se c'era un po' di rammarico Sì, perché no, siete stati primi l'unica tutto il cosa, campionato, ecco. io onestamente. Ah, certo, no, io non ero assolutamente convinto di andare a Giulianova a vincere e nessuno di noi lo era, avevamo tutti messo in conto la possibilità che Giulianova potesse batterci perché conosciamo il valore della squadra, conosciamo il valore del staff tecnico. L'unica cosa che un po' mi ha lasciato l'amaro in bocca è non essere riusciti a conservare la differenza canestri visto e considerato che avevamo un largo vantaggio. Questo un po' mi ha lasciato l'amaro in bocca, ma ripeto, io accetto il risultato del campo, per cui niente, va bene così, vorrà dire che era destino che giocassimo i playoff da solo. No, questo non toglie il grande campionato che avete fatto, ovviamente finora terzi, terzi anche in Coppa Assolutamente. Italia, quindi. Io penso che sia noi che Giulianova, che Cantù, che Santo Stefano abbiamo fatto una grandissima regular season, che i roster, ancorché eterogenei l'uno rispetto all'altro, siano dei buonissimi roster. Sono quattro società che stanno facendo degli investimenti, sono quattro società che stanno cercando
anche se è molto faticoso farlo, di tirar su dei giovani. Noi lo facciamo anche con la B di sviluppo di Junior Team, una nostra società nella quale noi stiamo cercando di far crescere i nostri ragazzini, e quindi va bene così. Poi ovviamente vince chi ha qualcosina in più, chi ha qualcosa in più, si vince, la vittoria arriva anche e soprattutto grazie alla cura dei particolari. I particolari ti fanno fare quel salto, quel passettino in più per poi conseguire il risultato finale. Quello che voglio dire è che il nostro movimento merita di crescere, merita di avere dei nuovi, nuova linfa, di avere nuove leve a livello di giocatori in campo. Quindi auspico che anche tutte le altre società si attivino per cercare di tirar su dei settori giovanili. Non dico dei settori giovanili perché sappiamo quanto difficile sia reclutare i ragazzi, ma quantomeno cercare di curare la crescita e lo sviluppo di nuovi atleti. E poi non è detto che diventino atleti di alta Serie A, top player o di Serie A. Possono anche venire fuori dei giocatori di Serie B. L'importante è creare giocatori. Il movimento cresce se noi riusciamo insieme alla federazione a creare nuovi giocatori. Questa è la cosa più importante, ed è un focus. Forse per ciascuna società è ancora più importante che vince. Ah, sono pienamente d'accordo, ecco, anche penso per le altre società, perché il lavoro che viene fatto, soprattutto a livello sociale, ecco, anche per inglobare tutto il mondo un po', ecco, extra sportivo, è sempre importantissimo e mi permetto di dire molto, molto, molto difficile e soprattutto un grande lavoro lo state facendo voi da tanti, tanti anni con questa polisportiva e soprattutto a livello giovanile, ne abbiamo appena parlato. Grazie a Gianmario Dettori, vicepresidente del Dinamo Lab. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, in bocca al lupo ovviamente per il proseguo della stagione della post-season. Viva il lupo, in bocca al lupo anche agli amici di Giulianova. Grazie, grazie, in bocca al lupo alla tutta la Dinamo Lab Sassari, grazie a Gianmario Vettori, tanti spunti ce l'ha dati anche Vettori perché ha parlato e non a caso anche l'altra volta abbiamo fatto un'analisi importante dal punto di vista delle giovanili. Loro hanno parlato di junior team, quanto è difficile anche possiamo dire allargare ecco, gli orizzonti di attività giovanile. Noi ne avevamo parlato già un po' di tempo fa qui. Sì, avevamo già parlato, come diceva pure Gianmario, non è facile soprattutto far avvicinare i ragazzi giovani, giovane età a questo sport, che innanzitutto adesso ci sono tanti altri tipi di sport paralimpici, questo ci fa piacere, però come sapete tutti, basket in carrozzina è la vetrina dello sport paralimpico, quindi poi noi che amiamo questo sport, abbiamo dato una vita a questo sport. Ci sempre fa piacere avere dei nuovi giocatori, nuovi ragazzi, a farli crescere per il nostro movimento, ma sia a livello sportivo, ma anche a livello personale, perché sappiamo purtroppo le difficoltà che incontrano quotidianamente i ragazzi con la disabilità. Quindi questa è una cosa molto importante. Noi dedichiamo tanto tempo a loro, noi pure quest'anno, sai, sono arrivati due 17 anni, Luigi Topo, Joel Boganelli, sono due giovanissimi, come 2 o 3 anni fa abbiamo fatto venire Gabriel Benvenuto, Francesco Bracus, Giulia Blasiotti che è cresciuto nel nostro settore giovanile. Questo ci fa onore e ci fa piacere che anche Amicacci da tantissimi anni investe tanto anche Sì, anche sui con gli giovanili. amicuccioli un tempo. Purtroppo amicucci, non abbiamo più, però continuiamo a lavorare nonostante non avendo più settore giovanile, ma continuiamo a dare chance e la possibilità di questi ragazzi a crescere con le società come Amicacci o come altre società di livello, perché noi non abbiamo paura di inserire questi ragazzi tra Eh virgolette sì. tra i veterani, che a volte si trovano in difficoltà, però questo li fa crescere di più, cioè,
quindi è molto importante per noi. Assolutamente. Coach, prima di riprendere il discorso sulla nazionale italiana, poi chiedo a Pietro di rimettere la grafica con i convocati, che diciamo prima di alcuni spunti che ci ha dato Carlo, ultime battute riguardo il ritorno ovviamente di gare 2, di playoff, si tornerà a giocare? Sì, qui convocati, chiedo a Pietro di mettere la grafica tra un po', perché tra un paio di minuti ne tornerà a parlare di nazionale italiana. Coach, gara 2 che ci sarà, ricordiamo, il 24 di febbraio, le prime 4 giocheranno tra le mura amiche. Se si dovessero rispettare i pronostici, si chiudono ovviamente i quarti di finale per poi passare alle semifinali. Amicacci che se vince incontrerà sicuramente Santo Stefano in semifinale, Dinamo Lab con Brianté, ecco, questi un po' gli incroci. Sì, vabbè, come abbiamo visto anche nella grafica precedentemente, quattro squadre hanno vinto largamente, quella più vicina è quella di Sassari che ha vinto di 12, Bergamo una bella squadra, però comunque Sassari ha portato a casa 12 punti di vantaggio fuori casa, quindi giocherà gara di ritorno in casa. Noi comunque abbiamo vinto di 18, quindi abbiamo vantaggio di 18 punti, giocheremo in casa, come ben sai pure tu, Palacastrum non è facile passare, quindi noi, ecco, dopodiché i primi due che hanno finito i loro rispettivi gironi andremo a incontrare in semifinale noi con Santo Stefano, Cantù con Sassari. Col fattore campo però. Fattore in campo, noi abbiamo, ribaltando quel risultato famoso con Sassari, avremo vantaggio, cioè, importante certamente, perché la prima giocheremo fuori casa, la gara 2 e eventuale gara 3, quindi la bella si giocherà in casa. Ricordiamo che le semifinali, differenza quarti finale, esatto, è al meglio delle tre, quindi delle tre. Non c'è la differenza canestri. No, è importante vincere. È importantissimo, importantissimo, mi permetto di dire, con Santo Stefano, beh, si ritorna a giocare un incrocio importante, Supercoppa Italiana, vi siete già scontrati, quindi, sì. E quindi tornate a giocare con la squadra di Sherry Scioli, ricordiamo il secondo di Carlo Il Giusto, esatto, con la nazionale italiana. Ci avviciniamo alla conclusione, però come detto poco fa, gli ultimi minuti li vorrei spendere tornando a parlare di nazionale italiana. Chiedo a Pietro dalla regia di rimettere in sovraimpressione la grafica con i convocati. Qui che mi ha detto bene Carlo Di Giusto prima, c'è la prima convocazione di Gabriel Benvenuto con la nazionale italiana, perché prima era stato convocato, ricordiamo, con l'Under. C'è, possiamo dire, la conferma dei senatori, perché ovviamente Filippo Carosini, il grande capitano della nazionale italiana, c'è Sabri Bezzetti, c'è Andrea Giaretti, c'è Giulio Maria Papi. Di questi 4-5 nomi nessuna sorpresa, ecco. Anche Giaretti, non c'è Simone De Maggi però. No, anche Simone De Maggi non c'era neanche all'ultimo europei, quindi sorprese non ci sono. Come diceva coach Di Giusto, c'è il ritorno di Fabio Raimondi, che veramente complimenti a mio amico Fabio, che sta disputando un ottimo campionato con Santo Stefano. Abbiamo visto anche preliminari di Champions League a girone di Cantù, ha disputato veramente ottime gare. Il suo ritorno a nazionale dà la possibilità il nostro staff tecnico di avere una rotazione diversa rispetto a quelle che avevamo precedentemente, perché purtroppo noi in Italia non abbiamo quel punteggio che ci permette di fare diverse rotazioni. L'ha detto prima Carlo. Esatto, 2-2,5 che purtroppo ci mancano. La prima convocazione di Gabriel ci fa molto piacere, se la merita, speriamo che mantenga stessa classificazione, perché per noi come Amicacci, ma anche per la nazionale italiana, è molto importante, perché dopo tanti anni avremo un punti 3 di buon livello, alto, quindi permette anche alla nostra nazionale, ma soprattutto per l'Amicacci, perché lui è molto importante per noi, per la nostra rotazione, che rimanga a punti 3. Poi vabbè, ci sono altri ragazzi, nulla da dire. Ovviamente è ancora presto, perché poi le convocazioni, come ha detto già Carlo prima, saranno un paio di giorni prima della partenza per Antibbe. Ricordiamo che il preolimpico inizia il 10 di aprile, però ecco, è ancora presto, però un toto quintetto si può cominciare a fare, perché ovviamente non penso che si fiderà ancora Carlo Il Giusto del capitano, di Filippo Carossino, come si fiderà ancora di Sabri Bezzetti e sicuramente di Giulio Papi. Questi tre
Là andiamo per completare, sai benissimo, a livello nazionale si gioca a 14 Eh punti, sì, quindi 14 punti. abbiamo messo in campo già un 11 e mezzo, quindi là abbiamo un punti 1 e mezzo, possiamo Eh mettere, sì, abbiamo detto è un punti difficoltà nei 1, 2 e mezzo. sì, è difficoltà di 2, 2 e mezzo che non abbiamo, adesso c'è Fabio Raimondi, Eh però sì. il quintetto che hai fatto tu, anzi terzetto, aggiungiamo Joel Boganelli, Boganelli. punti 1, è uno dei 2, 1 e mezzo che potrebbe essere tranquillamente Ametraoraí Eh sì. O o Francesco Santorelli, Francesco quindi Santorelli, è sì. un quintetto, poi sull'altro Io ho rotazione. fatto questo gioco, Sì, ovviamente, sì, di sì. questi tre penso che Carlo Ma può conoscere. questo quintetto che abbiamo nominato, non abbiamo visto diverse volte in campo Eh perché sì. sia Ametraoraí sia Francesco Santorelli facevano parte della nazionale per tanti Non anni, c'è hanno Idris Said, giocato. però. Non c'è Idris Said perché si è avuto Sì. problema al gomito, se non erro, è il gomito, è stato operato. Abbiamo visto quando abbiamo fatto Final Four Coppa Italia in Sardegna, è venuto a vedere le partite, ci ho parlato un attimo con lui, si sta guarendo, quindi piano piano ha iniziato pure a allenarsi, tornerà pure lui a disposizione alla nazionale, Ecco, perché è molto importante lui su come un quei tre mezzo. citati, penso che sia su Papi, su Bezzetti che su Carrozzino, nulla da dire. No, sicuramente. Ghione dalla panchina per cambiare Sì, il sì, sì. pivot, e gli altri ovviamente a turno, anche Gabriel Benvenuto potrebbe ritagliarsi un po' di spazi. Sicuramente sì, anche perché avremo bisogno di tutti, perché saranno, ecco, sarà il girone da quattro, si giocheranno tutti e Sì. tre, quindi saranno tre partite molto importanti, ma è dopo là che, come diceva Coach, incrocio con l'altro girone perché ancora la formula non è chiaro, non hanno pubblicato niente, non ci hanno dato niente se si faranno primi due dei gironi o direttamente ai quarti di finale, quindi tutte e quattro di ogni girone si incrociano prima con la quarta, seconda con la terza e lì è molto importante di ottenere buon risultato nel girone stesso per poter magari incontrare la squadra meno ostica, meno forte. Diciamo sempre sulla carta perché squadre che sono qualificate là comunque Sono sono i forti, forti perché l'abbiamo detto non prima. vanno là per caso perché sono tutti forti. Iran, Francia, da padrone di casa. Assolutamente, Iran che poteva vincere tranquillamente giochi Asiatici. asiatici ha perso in finale contro Australia Contro l'Australia. come Francia gioca padrone di casa, quindi sarà un bel torneo e ovviamente un nostro augurio, nostro sempre per la nazionale italiana. Assolutamente, ma saremo incollati tutti davanti alla TV per vederci la nostra nazionale italiana. Siamo arrivati al termine della trasmissione di Mondo Wheelchair. Io ringrazio ancora Gimi Oscan, Grazie a te, grazie sempre un Coach. piacere. Ci vediamo sicuramente sul parquet del Palacarso. Non ricordiamo il 24 Amicacci che tornerà in campo per gara 2 con Reggio Calabria. Grazie a Coach Gemi, grazie a Pietro Baldassare dalla regia, grazie agli ospiti che si sono stati durante la trasmissione. Mondo Wheelchair termina qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia e viva il basket in carrozzina.